Poco fa in Senato si è parlato dell'attentato di Nizza, un islamico ha ucciso delle persone in una chiesa francese e le autorità francesi hanno detto chiudiamo le chiese e i luoghi di culto, invece bisogna fare una cosa diversa, occorre una legge speciale a livello internazionale per rinchiudere tutte le persone già schedate, note e pericolose. Ogni volta che ci sono attentati di questo tipo scopriamo poco dopo i precedenti, chi era, chi non era, in qualche sorta di moschea clandestina, predicava in un modo, sui social scriveva qualcosa. È sempre così, vuol dire che quindi sono persone note, schedate, che è meglio trattenere prima in una sorta, lo dico con chiarezza, di Guantanamo europea, perché poi molti di questi vanno incontro a sanzioni ben più gravi. Ancora oggi in Francia un possibile attentatore è stato ucciso dalla polizia. Quel criminale islamico che ha sgozzato, decapitato un professore giorni fa in Francia, solo perché in classe aveva parlato delle famose vignette di Charlie Hebdo, ebbene questa persona poi è stato subito ucciso dalle forze di polizia intervenute. Allora è meglio trattenerli prima da vivi o fargli uccidere le persone ignare e innocenti e poi a loro volta essere uccisi? Meno ipocrisia. Serve una legge speciale a livello internazionale per trattenere tutte le persone pericolose e schedate. Bisogna collaborare con i paesi africani e medio orientali come l'Egitto, che si battono contro il terrorismo, e troncare i rapporti con quelli ambigui e pericolosi, e ce ne sono tanti nel mondo arabo. Chiarezza e determinazione, non pianti ipocriti dopo le morti che hanno colpito la Francia in questi giorni. Perché poi l'ipocrisia è quella che dopo si fa una sorta di pena di morte per giusta reazione nei confronti di chi ammazza per le strade. Meglio fermarli prima, si sa chi sono. Fermiamo i fondamentalisti islamici, non possono seminare morte nelle nostre città, nelle nostre chiese. Basta a questo terrorismo con i fatti. L'Italia ai tempi del terrorismo interno con leggi speciali intervenne. Servono leggi speciali a livello internazionale. Uccidere non è un diritto.